Il Prato vuole la Serie C. Il direttore sportivo Gianni Califano, intervenuto alla trasmissione Il Gioco è Fatto, chiarisce la posizione della società laniera. Il Prato vuole la Serie C comunque, a prescindere di come va a finire. Beh, questo è chiaro, era l'intento della società, e per cui sono convinto che la società lotterà fino in fondo affinché possa comunque far parte del prossimo campionato, sperando che si inizi presto, di Serie C. Insomma, il Prato è pronto a dare la scalata ai professionisti, indipendentemente dalla situazione di classifica, che se venisse cristallizzata al momento della sospensione, vedrebbe premiata la Lucchese, che sopravanza i Lanieri di un punto. Prima di pensare a come decidere, a cosa fare delle classifiche, io credo che si devono fare delle domande e darsi delle risposte coloro che saranno chiamati a decidere, ma pensare piuttosto a una riforma. Per cui nel momento in cui pensano a una riforma vera e propria e hanno molto tempo per pensarci, poi potranno comunque decidere tante situazioni. E indubbiamente le squadre che sono al primo posto in tutte le categorie devono essere premiate. E, ahimè, noi siamo secondi a un punto, ma se la Lucchese è prima o il Palermo è prima, è giusto che queste squadre che ad oggi sono in testa alla classifica vengano premiate. È chiaro che nel momento in cui leggo che in Serie C vogliono le promozioni ma non vogliono le retrocessioni, questo non mi sembra giusto, non mi sembra corretto. Tanti i punti interrogativi, con una sola certezza: l'interruzione anticipata del campionato, visto che ormai è scontato che questa stagione non potrà essere conclusa. Il 4 di maggio il Consiglio federale della Lega Nazionale Dilettanti prenderà una decisione definitiva. Le ipotesi sul tavolo del presidente Cosimo Sibilla sono tre. La prima, l'annullamento del campionato, con classifica di merito per eventuali ripescaggi in Serie C, in base a bacino d'utenza e meriti sportivi. La seconda, la cristallizzazione della classifica attuale, con la promozione della prima squadra classificata. La terza, la fotografia della classifica al termine del girone di andata e la promozione della prima squadra classificata. Insomma, le ipotesi sono tante, con il Prato che resta in attesa, con incoraggianti notizie che filtrano dalla federazione. La prossima stagione, per l'iscrizione al campionato di Serie C, possibile deroga alla fideiussione e allo stadio nel comune di residenza della società. L'assalto del Prato al calcio professionistico è partito.